Ballato ragazzi, bentornati con questo nuovissimo video. Oggi siamo controllati su Fortnite, siamo qui perché oggi parliamo nuovamente di Spider-Man su Fortnite. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina, lasciare like, commentare, condividere e ora possiamo iniziare. Allora ragazzi, io niente, volevo selezionare lo stile bianco perché non l'avevo mai usato. Però vabbè, usiamo lo stile che ho messo, non mi ricordo manco quale ho messo. Prima di iniziare però ragazzi, vi ricordo, importantissimo, iscrivetevi tutti al canale, tutti. Perché io, ragazzi, no, cioè io non lo dovevo far prima, lo so che non sono organizzato e tutto. Però, ragazzi, adesso ve lo leggo proprio preciso, perché dai, io non voglio dirvi palle, io adesso vi dico preciso. Grazie a YouTube, io ovviamente posso vedere. Cioè, tipo, allora, adesso vi spiego un attimo. Chi guarda i miei video, ok? Solo il 57% di quelli che guardano il mio video sono iscritti, il 42% non è iscritto. Vi volete iscrivere? Un tasto dovete cliccare. Cliccate, c'è scritto iscriviti. Io credo di sì che c'è scritto iscriviti. Sì, iscriviti. Clicchi. E avete fatto, ragazzi. Ok? E attivate anche la campanellina perché poi, così non vi perdete tutte le notifiche dei video delle live. Mi raccomando, iscrivetevi. Allora, qualche giorno fa, vabbè, qualche giorno, non so che quando vedrete sto video, forse venerdì o sabato, non lo so quando vedrete questo video, però giovedì è uscito il video dove abbiamo parlato del possibile ritorno del potere di Spider-Man. Ma abbiamo notizie in più, ok? Abbiamo qualche notizia in più, cioè, ho finito di registrare praticamente dopo qualche ora che avevo già registrato, fatto tutto il video e pubblicato. E scopro che c'erano altre notizie che voglio dirvi in questo video. Quindi ragazzi, guardate tutto il video fino alla fine. Allora, prima però di iniziare, io atterrerò qua e ammazzerò brutalmente questo player che ha osato mettersi nella mia barchetta dove volevo andare io. Quindi adesso mi prendo due armi. Posso salire fino a lì? Posso salire? Posso salire? C'è sto leggendario. Raga. Ok. Guardate. Sono un coglione. Sì, lo so. Aspettate un attimo. No, voglio fare una cosa bella. Guardate. Prima che inizio. Oddio mio, raga, mi ha tirato una laggatissima. Non laggare adesso, eh. Ok, mi sta laggando adesso e non capisco il motivo. Non lo capisco perché. Oh, cioè, è possibile? Non stavo laggando fino un attimo fa, ma laggo. Muorici! Godo! Godo, godo, godo! Ora, raga, aspettate un attimo. Okay, perché cacchio laggo? Raga, mi ha tirato una laggata prima. Ho usato l'impulso e mi ha laggato. Il gioco avrà detto: no, no, no. Non puoi far vedere a tutti quanto sei forte. E quindi mi ha stoppato. È per questo, ragazzi, ovviamente. Allora, iniziamo a parlare. Perché nello scorso video vi avevo detto, dove abbiamo parlato del ritorno del potere di Spider-Man, che è ancora il potere, ovviamente, quello della scorsa stagione, dove era un'arma mitica, si trovava non nelle ceste, si trovava tipo, non lo so, sparse nella mappa dove c'erano tipo le ragnatele di Spider-Man, si potevano trovare. Erano degli zaini di Spider-Man dove tu li spaccavi e usciva il potere di Spider-Man insieme a delle cure. Era bello, a me piaceva, vi giuro, a me piaceva, ve lo ridico perché anche nel video di ieri, cioè dell'altro giorno ve l'ho detto, a me piaceva un casino, però lo odiavo quando lo usavano gli altri. E la cosa che avrei sistemato non era tanto rimuovere magari i colpi, perché avevo 80 colpi, non è tanto togliere un po' i colpi, tipo da 80 passare magari a 40 o 20 come erano i tornei, o in arena l'avevano abbassato a 20, per farvi capire. No, non era questo. Io avrei fatto, avrei sinceramente, poi ognuno ha il suo parere. È un mio parere personale. Io avrei tolto, cioè, nella mappa avrei fatto che se ne potevano trovare 100
10 al massimo, non so quanti erano. Sicuro ce n'erano 3 qua al ponte. Ce n'era 2 qua. 2 qui dove sono adesso. Anzi, 3. No, 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 2 dove sono adesso qua sotto. Quindi, raga, oh, c'è un lama. Ce n'erano troppi, troppi, troppi. Ed era questo il problema. Ma sapete perché probabilmente ritorneranno? Lo volete sapere? Perché intanto, come vi ho detto, ora non me ne intendo, preciso, non me ne intendo di quello che vi, delle cose di cui vi sto per parlare. A giugno però dovrebbe esserci, se non sbaglio, il fumetto della Marvel con Fortnite. E sempre intorno a giugno, se non sbaglio, vi ripeto, non sono informato, scusate, dovrebbe uscire, non lo so, ripeto, non lo so, non mi insultate, poi magari correggetemi nei commenti. Spider-Man Miles Morales, ok? Quindi, probabilmente il potere di Spider-Man lo tornerà in gioco, ma come lo vedete nella copertina del video. Ok, non rosso come era ai tempi, ma nello stile che vi ho fatto vedere, cioè c'è nella copertina, quindi guardate la copertina del video. Ed è questi potrebbero essere, perché dovrebbe appunto uscire a giugno. Ok? Però, insieme a questa roba dovrebbe uscire anche, se non sbaglio, anche come si dice, la skin nello shop. Come è successo con Spider-Man No Way, se non sbaglio, nella scorsa stagione, dovrebbe arrivare anche poi a giugno, che saremo già nella season prossima, cioè nella season 3, che sarà durante l'estate. Quindi, ragazzi, d'estate non è che facciano season con una storyline, chissà. Per farvi capire, l'ultima season estiva, cioè la season 7, capitolo 2. Avevamo armi aliene che sparavano palle giganti, alieni che sparavano navi, cioè, capite che un po'. Quindi il potere di Spider-Man potrebbe ritornare. I cosmetici dei fumetti Fortnite per Marvel saranno questi, non sono in ordine. Ok? Non sono in base, perché usciranno i fumetti, ma non sono in ordine dei fumetti, ok? Tipo il fumetto 1, 2, 3, non sono in ordine, ok? Ci daranno il costume. Vestito, in realtà c'è scritto a base di Spider-Man. Ok, impacco a base di Iron Man. Io ve li leggo tutte. Piccone a base di ghiottone. Ok, così c'è scritto. Sto prendendo dalla Fortnite News. Spray Fortnite per Marvel Zero War. Però questo qua è nel fumetto esclusivo, quindi non in tutti. La schermata di caricamento Fortnite per Marvel, sempre Zero World. War, scusatemi, che World, cazzo, sto dicendo War. Però anche questo è nel fumetto esclusivo. E outfit per riscattare tutti i codici. Ragazzi, questo è tutto l'elenco, ve l'ho letto preciso. Quindi teoricamente dovrebbe essere skin, piccone, backpack, spray e schermata che sono nei fumetti. Quelli esclusivi Fortnite per Marvel. Come cacchio si chiama? Fortnite per Marvel Zero War. Ecco. Quindi, ragazzi, questi sono tutti i cosmetici. Probabilmente come skin potremmo avere. Potremmo, non lo so. Avere proprio Spider-Man e quello di Miles Morales, diciamo. Anche perché. Vi ripeto, non me ne intendo, quindi per favore non mi insultate. Nel pass battaglia, alla fine. Aspetta, mi sto inceppando perché so che qua c'è uno e voglio ammazzarlo. Quindi aspettate un attimo. Sa che scende giù, eh. Boh, vabbè, io lo aspetto qua nel dubbio. Ok, lo aspetto qua. Comunque, vi stavo dicendo, nel pass battaglia c'era come skin segreta Prowler. Prowler che fa parte, se non sbaglio, distruggiamoli. No, non ce l'ho fatta. Laido schifoso. Questo muovo la via. È volato? Ma è scemo. Ma sto sparando a coso. Vabbè, bro,
Io ti dico una cosa. Attaccati alle palle, io me ne vado, ciao. Ok, allora, quindi, teoricamente, Prowler, tu, vabbè, la storia magari, se la sapete, la sapete, io non ve la so spiegare, ragazzi, scusatemi, non sono informato, ok? Però potrebbe quindi tornare il potere di Spider-Man in versione diversa, quindi per Spider-Man Miles Morales, perché appunto a giugno dovrebbe uscire. Allora, raga, però sto qui, io ho paura che mi venga da dietro, oddio, c'è la safe, oddio, oddio, oddio. Però io vi ripeto, secondo me dovrebbero abbassare non la probabilità, non la probabilità. Perché se vi ricordate nella scorsa stagione tu andavi qua al Ponte Rosso e su tre che, ce ne, che spawnavano lì almeno uno lo beccavi, ok? Ma non tanto la probabilità di trovarli oppure no. Secondo me dovrebbero proprio abbassare il numero di poteri di Spider-Man presenti in mappa. Oh, come cazzo si toglie la musica? Oh! Ah, non ho collegato. Non ho il tasto collegato, ok. Allora non posso usare la macchina. Niente, perché c'è la musica. Non sparare da solo. Quindi, ragazzi, siete felici che il potere di Spider-Man probabilmente tornerà nella prossima stagione a tema, però così. Raga, vi dico, se la skin è figa perché il colore nero così rosa mi piace molto. Non so se nella copertina vi ho messo anche la foto della skin. Non credo, forse. Boh, non lo so. Dopo vedo se mettervela o no. Però il concept, ci sono dei concept per la skin di Spider-Man Morales. Però a me piacciono, mi stuzzicano un po'. Poi, magari non sarà così. Ma se sarà con i fumetti, io ragazzi, i fumetti ve l'ho già detto nel video precedente. Nel video dove abbiamo già parlato dei poteri di Spider-Man qualche giorno fa. E vi ho già detto che i fumetti me li comprerò. Fatemi sapere se voi li prenderete. Si possono trovare, non credo che si troveranno subito, però in tutte le edicole, cartolerie, tutto, dappertutto si dovrebbero trovare. Io l'anno scorso, sì, l'estate scorsa, li ho presi tutti, quelli che c'erano. Avevo tutti, non ho preso quelli che in teoria nessuno, perché non mi sono informato bene, non mi era fregato in realtà. Teoricamente durante quest'anno, tra l'estate scorsa e adesso, dovrebbero esserne uscite altre, tipo quello del Batman che ride, se non sbaglio. Della skin del Batman che ride, teoricamente era in un fumetto che io non ho. Perché non. Ho tutti quelli che sono usciti l'estate scorsa, però, raga. Ed erano, se non sbaglio, 5, ce li ho proprio qua, ce li ho qui, però nel cassetto ed è lontano, non ci arrivo. Oddio. E quello è un problema. Azz! Però, raga, un po' di danno l'ho fatto. Raga, allora. C'è uno qua dentro. Lo sapevo che c'era uno qua dentro, lo sapevo! Vaffanculo, lo sapevo che ce n'era uno qua dentro, non ci credo, dai, raga, ma. Cioè. Vabbè, basta. Io, ragazzi, ho finito. Non voglio che il video duri troppo, non voglio che vi romp. Non vi voglio rompere. Però siete felici che il potere di Spider-Man ritornerà quasi sicuramente. Non è sicuro, ve lo ripeto, non è sicuro, però probabilmente ritornerà. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.